Mister, seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche, oggi non si è vista la sua tentella. Mi ha fatto fatica, sì, mi ha fatto fatica perché non riuscivamo a sviluppare come volevamo. Abbiamo concesso due o tre ripartenze, anche su errori nostri, dove su una di queste ci hanno punito. Poi dopo la partita diventa in salita. Qualche situazione per recuperare l'hai anche avuta, però sì, non abbiamo fatto come altre volte. Però insomma, da là dobbiamo poi guardare avanti, sapere che mancano ancora partite e pensare subito alla prossima, che è la cosa più importante. In fase di impostazione la manovra è sembrata un po' lenta, non siete quasi mai riusciti ad alzare i ritmi. Dove sono i meriti della Salernitana in questo e dove ci sono invece dei meriti vostri? Ma avevamo detto che la Salernitana era un cliente scomodo perché aveva vinto anche in campi come Frosinone, quindi sapevamo che non era facile. Però un pochino li abbiamo aiutati, appunto non giocando coi ritmi nostri e non avendo l'intensità di testa anche di altre volte. Però fa parte anche del gioco, dobbiamo essere subito bravi a cancellarla sta partita e pensare alla prossima, perché è ancora lunga e di là della battaglia che abbiamo perso dobbiamo pensare subito a ricaricare le pile per domenica. Prossima che sarà nuovamente in casa, domenica altro avversario scomodo come il Cesena che è in ripresa. Eh sì, è una squadra che è in ripresa, che ha un ottimo organico, però dobbiamo partire con la rabbia che abbiamo adesso e trasformarla in motivazione, se ne fosse ancora bisogno, e cercare di fare il meglio possibile.